La lezione di oggi consiste nella verifica, nell'ultima verifica per i muri di sostegno. L'ultima verifica per i muri di sostegno è la capacità portante e la verifica a schiacciamento. Allora, iniziamo con la verifica a schiacciamento. La verifica a schiacciamento, diciamo che è una verifica presso flessione, per cui vedete qui io vi ho inserito negli appunti. Vedi l'allegato 1 in coda al documento per ripassare un attimino velocemente il concetto di presso flessione. E perché abbiamo presso flessione in questo caso? La presso flessione in questo caso nasce naturalmente dal fatto che noi nel muro abbiamo un'azione orizzontale, vedete, che è la spinta, e delle azioni verticali che sono il peso del muro. Per cui, se noi sommiamo questa forza con queste altre forze verticali, otterremo una forza inclinata che ha una componente verticale e una componente orizzontale, e questa forza, la componente verticale di questa forza, avrà un punto di applicazione. Questo punto di applicazione, che non sarà ovviamente il baricentro della sezione di base del muro. Comunque, andiamo a vedere questo allegato 1, così ripassiamo un attimino questo discorso. Ecco qua. Allora, qui ho disegnato io la sezione di 1 metro di muro. Questa qua è l'altezza del muro, l'altezza della sezione, ossia la larghezza della base del muro, e questo qui è B, che è uguale a 1, che è la profondità di 1 metro di muro. Allora, se noi andiamo a prendere per esempio questo tipo di sezione, abbiamo visto che lo sforzo normale risultante, che qui chiamiamo Q, è applicato in un certo punto della sezione. Questo punto della sezione non sarà il baricentro della sezione. Qui nella sezione io ho disegnato anche il nocciolo centrale di inerzia, che vi ricordo che questo nocciolo centrale di inerzia ha una dimensione, che è questa qui, la dimensione verticale di h sesti, di conseguenza h terzi, scusate, di conseguenza questo qui è h terzi, tutto questo qui, l'altezza del nocciolo è h terzi, e qui rimane h terzi, un terzo, un terzo, un terzo, ovviamente fa h. La metà di questa altezza del trapezio, questa metà è uguale ad h sesti. Mentre la distanza tra il baricentro e il punto di applicazione della forza Q la chiamiamo E, E sta per eccentricità, mentre la distanza tra il punto di applicazione della forza e il bordo lo chiamiamo U. In questo caso E più uguale ad H mezzi. Allora, andiamo a vedere un attimino il discorso della pressoflessione. Allora, la presso flessione qui con Q piccolo intendiamo la tensione che si viene a creare. Questa tensione noi vediamo che nasce dalla somma di due fattori. Un fattore è quello della pressione semplice, o Q diviso A, dove A è uguale a BH. Vedete? E più o meno M fratto W, dove M è il momento e W è il modulo di resistenza della sezione. Allora, il passaggio successivo ci dice che l'altezza, l'area della sezione è uguale ad h per b, vedete? E invece ci dice che il momento è uguale a q per e, il momento è dato dalla forza verticale per la sua eccentricità. Il passaggio successivo ci dice che b è uguale a 1 in questo caso, perché abbiamo 1 metro solo di muro di fuga, e w è uguale al modulo di resistenza, che è uguale a b2 sesti. Se noi andiamo a sostituire in questa formula B uguale a 1, otteniamo Q fratto H, e dall'altra parte, se andiamo a sostituire al posto di W B2 fratto 6, da questa parte otteniamo più o meno 6Q per E fratto H2. Se mettiamo in evidenza Q fratto H, otteniamo questa formula, ossia Q è uguale a Q, che sarebbe Q piccolo, la tensione, diciamo, è uguale a Q grande fratto H, apri parentesi, 1 più o meno 6E fratto H. E questa qui è la formula che a noi interessa. Perché più o meno? Più o meno perché, come vedremo, come vediamo in questo caso, abbiamo un valore minimo e un valore massimo. Questo valore minimo e questo valore massimo ovviamente
sono dati appunto applicando una volta al più e una volta al meno in questa formula. Torniamo alla nostra situazione iniziale. Allora, la nostra situazione iniziale, noi avremo tre possibilità. Avremo la possibilità di Q che cade all'interno del nocciolo, perché non vi ho detto che qui, se noi guardiamo l'allegato 1, vedete Q può cadere all'esterno del nocciolo, sul bordo del nocciolo, all'interno del nocciolo. Allora, se Q cade all'interno del nocciolo, vale questa formula qui ed otteniamo una sigma minima e una sigma massima. Se Q cade sul bordo del nocciolo, proprio becca il bordo del nocciolo, ossia E uguale a ad H sesti, allora noi avremo una delle due tensioni che è uguale a 0 e l'altra che sarà uguale alla tensione massima. Se Q invece è fuori del nocciolo, allora se Q è fuori del nocciolo abbiamo il caso in cui parte della sezione è compressa e parte della sezione risulterebbe tesa, ma siccome questi sono materiali non reagenti a trazione, la parte che risulterebbe tesa non contribuirà alla resistenza, per cui avremo il terzo caso che è ben rappresentato in questa parte. Vedete? Allora, il primo caso abbiamo detto quando Q è interno al nocciolo abbiamo un Q massimo e un Q minimo. Il secondo caso quando Q cade proprio sul bordo del nocciolo, ossia E uguale ad H sesti, allora avremo una tensione da questa parte 0 e da questa parte massima. L'ultimo caso è quando Q è fuori del nocciolo. Allora, quando Q è fuori del nocciolo avremo una tensione massima e poi lo 0 che non è più sul bordo della sezione ma è a una certa distanza. Allora, le tre formule da applicare in questo caso sono queste che vediamo qua. Allora, nel caso in cui abbiamo detto H terzi e U è maggiore, allora che cos'è U? Come si trova U nel caso che abbiamo visto? Allora, nel caso che abbiamo visto, U è dato dal momento stabilizzante meno il momento ribaltante fratto N. N è la sommatoria dei carichi verticali, in questo caso Q è uguale, come se fosse uguale a N. Allora, U è dato da questa formula, E è dato dalla formula H mezzi meno U. Perché abbiamo visto nel disegno precedente che U sarebbe la distanza tra la forza Q e il bordo, per cui ovviamente E, che sarebbe l'omologa distanza, è uguale ad H mezzi meno U. Allora, una volta trovati la U e la E, abbiamo tre casi appunto. O il caso in cui la U è maggiore di H terzi e la E è minore di H sesti, allora in questo caso il Q massimo per la formula che abbiamo visto nell'allegato precedente, in questo caso il Q massimo appunto è uguale a Q fratto H, dove Q è sempre la risultante verticale e H è sempre la lunghezza della base della sezione, apri parentesi 1 più 6E fratto H e otteniamo la Q massima. Nel caso in cui invece il Q coincide col nocciolo, ossia U è uguale a H terzi ed E è uguale ad H sesti, il Q massimo è uguale a 2Q fratto H, perché in questa formula, andando a sostituire, otteniamo questa formula. L'ultimo caso, in cui invece U è minore di H terzi ed E è maggiore di H sesti, ossia l'eccentricità è più grande del raggio di nocciolo, il Q massimo è uguale a 2Q fratto 3 che moltiplica U. Questa formula è quella che ci dà il nostro schiacciamento. Allora, verifica schiacciamento, si deve andare a verificare che il Q massimo sia sempre minore del Q della tensione ammissibile del terreno, ossia la tensione ammissibile, la tensione che il muro esercita sul terreno deve essere minore, altrimenti il terreno si schiaccia e il muro cede in avanti. Allora, vediamo adesso però di applicare anche qua i vari parametri, diciamo, i coefficienti parziali, appunto. Allora, per la capacità portante e per la verifica a schiacciamento dobbiamo utilizzare un A1, M1, R3, ossia A1 per le azioni, M1 per i parametri geotecnici, R3 per le resistenze di sistema. Allora, in questo caso, come vedete, le azioni quali sono? Le azioni sono il peso del muro e il sovraccarico. Il peso del muro è 24, il sovraccarico è 4. Siccome sono tutte e due sfavorevoli alla sicurezza, andiamo
dalla tabella 27.1 ad applicare 1,3 e 1,5. Vedete? Il valore lo vediamo scritto qua. Noi abbiamo strutturali, il peso del muro che sarebbe nella colonna 1 sfavorevole, per cui è 1,3. Prendiamo il valore che sta qui sotto. Nel caso dei carichi, i carichi è sempre la colonna 1 e il caso di sfavorevole prenderemo 1,5 che sta qua. Per cui il peso del muro, il peso specifico del muro non sarà più 24 ma sarà 31,2 e il sovraccarico non sarà 4 ma sarà 6. Andiamo a vedere adesso i parametri geotecnici. I parametri geotecnici in questo caso sono 1 e 1 in tutti e due i casi, perché se andiamo nella colonna M2, come abbiamo visto qua, M1, anzi scusate, sono tutti 1 i valori, perché anche qua rimangono tutti 1 e di conseguenza il peso specifico del terreno rimane 16 e l'angolo di attrito rimane 35. La resistenza è uguale a 1,4 perché R3, nel caso in cui capacità portante della fondazione, ci dà qui il valore di gamma con R uguale a 1,4. Benissimo, fatta questa precisazione, non facciamo altro che andare a vedere un attimino quali sono i valori in gioco. Allora, al solito dividiamo il muro in tre parti, la figura 1, la figura 2 e la figura 3, come abbiamo fatto le volte precedenti. La figura 1 è il triangolo, la figura 2 è il rettangolo, questo in alto, e la figura 3 è il rettangolo di base. In questo caso qui abbiamo le aree, qui abbiamo i pesi, perché abbiamo utilizzato il peso del muro che sarà 31, come abbiamo visto qua, 31,2, per cui applicando a quest'area il 31,2 otteniamo questi pesi qua. Di conseguenza il peso, totale del peso è 44,68. Moltiplicando il peso per le varie ascisse, come abbiamo visto nella verifica a ribaltamento, le ascisse queste sono le ascisse ovviamente dei pesi delle tre figure. Quella del triangolo rispetto sempre al punto C. Quella del triangolo è data appunto da questo pezzettino più 2 terzi del triangolo, che è uguale a 2,07. Quella del rettangolo è data invece da tutta 86 meno la metà di 60, per cui fa 56, 86 meno 30, e quella della base è 86 diviso 2 che fa 43, perciò moltiplicando questo per questo per questo otteniamo i tre momenti, e questi sono i momenti stabilizzanti come abbiamo visto prima. Allora, andiamo a vedere un attimino il calcolo della spinta invece. Allora, applichiamo il K con A che è uguale a 0,271 perché l'angolo resta 35. L'altezza fittizia del terreno, per il fatto che c'è il sovraccarico, vi ricordate, è uguale a Q fratto gamma 1, per cui Q fratto gamma 1 è uguale a 0,375. Applicando la formula della spinta con l'altezza, col sovraccarico, otteniamo che in questo caso la spinta è uguale a 11,92. Il braccio del ribaltamento, applicando la formula del baricentro della figura trapezia, sarà 0,76, per cui il momento ribaltante sarà uguale a 11,92 che è la spinta per 0,76 che è il braccio, uguale a 9,06. Allora, momento stabilizzante 22,21, momento ribaltante 9,06. Andiamo a ottenere così che cosa? Andiamo a calcolare la U, la famosa U, momento stabilizzante meno momento ribaltante fratto la sommatoria dei carichi verticali uguale 0,29. Applicando la formula dell'eccentricità, E è uguale a 0,86 diviso 2 meno 0,29 uguale 0,14. La lunghezza della fondazione è ridotta, ecco qua è importante andare a calcolare la lunghezza della fondazione ridotta, che è uguale a 0,86, che sarebbe la lunghezza reale della fondazione, meno due volte l'eccentricità, che è uguale a 0,58. Ora poi vedremo a cosa serve questa misura. Allora, applicando adesso due volte, applicando una volta col più, una volta col meno, la formula che abbiamo visto precedentemente, questa, perché siamo in questo caso in quanto la U è maggiore di H terzi,
Applicando questo due volte otteniamo così la sigma minima e la sigma massima e la sigma minima. In questo caso la otterremo sempre in kN su metri quadrati, così non dovremo fare, diciamo, fastidiosi passaggi di unità di misura. Andiamo adesso a vedere come si calcola. Questa, diciamo, è la verifica a schiacciamento. Chiaramente gli altri casi, se U era uguale, se anzi voglio dire era uguale ad H stessi, una delle due era 0 e l'altra era il doppio se si doveva applicare questa qua, due volte il carico verticale fratto H. E nel caso in cui l'asse neutro tagliava la sezione, ossia lo sforzo normale, ossia l'eccentricità era maggiore di H sesti, appunto, era maggiore del raggio del nocciolo, e bisognava applicare appunto la terza formula, che era questa qua, 2 volte Q fratto 3U, e si otteneva il Q massimo. L'ultimo caso comunque è un caso da evitare il più possibile, perché noi facciamo lavorare molto questa parte di sezione, mentre questa parte non lavora assolutamente, per cui sarebbe l'ideale stare nel campo delle prime due parti. Ecco che cosa abbiamo visto la verifica a schiacciamento. Adesso vediamo la capacità portante. Allora, per intervenire sulla capacità portante dobbiamo specificare che cos'è il Q ultimo. Il Q ultimo è dato dalla somma di questi due elementi. Il primo elemento è dato da gamma per D per NQ per D di Q per I di Q. Il secondo è dato da gamma mezzi per H', N di Y, D di Y e I di Y. Cosa sono tutti questi numeri? Allora, D è l'altezza della fondazione. Se gamma è il peso specifico del terreno, D è l'altezza della fondazione. E N sono dei valori adimensionali tabellati, che noi vediamo che saranno, ecco, sono tabellati in questa tabella che vediamo qua. Allora, gamma è il peso specifico, abbiamo detto, D è il coefficiente di profondità e I sono i coefficienti di inclinazione. Allora, la D, coefficiente di profondità, si calcola attraverso le formule che vediamo qua, e abbiamo D di Q, D di C e D di gamma. Noi in realtà utilizzeremo solo Q e gamma, perché C è il contributo dovuto alla coesione che noi trascuriamo per semplicità, Q è quello dovuto al carico e gamma è quello dovuto al peso. Allora, queste formule qui ci fanno calcolare I di Q e I di gamma. Vedete, I di Q è uguale a questa formula qua, dove S è la spinta e P è lo sforzo normale massimo, e diciamo che 1 più questo rapporto al quadrato dà I di Q, e 1 più questo rapporto al cubo invece dà I di gamma. E attraverso queste due formule, che sono funzione sempre del peso dell'angolo diatrito interno, troveremo D di Q, anche qui è D di gamma. E attraverso questa tabella troveremo la n di Q, anche qui è la n di gamma. Una volta trovati questi valori e sostituiti in questa formula qua, dove H', come abbiamo visto prima, che sarebbe la larghezza utile della fondazione, uguale alla larghezza reale della fondazione meno due volte l'eccentricità, una volta trovato questo carico ultimo, non facciamo altro che trovare il QR limite, che è uguale al carico ultimo moltiplicato per l'altezza utile diviso il gamma con R, che sarebbe l'1,4 che abbiamo visto prima, di sicurezza. Ecco che allora possiamo direttamente andare a fare il rapporto fra il Q limite, che è questo che abbiamo trovato, con il Q massimo. Il Q massimo sarebbe praticamente il carico massimo che abbiamo visto prima nei calcoli. Ora, comunque, con un esempio pratico, tutto questo passaggio, che sembra complesso, risulterà più semplice. Allora, vediamo, nel nostro caso abbiamo n di Q uguale a 33,30 ed n di gamma uguale a 33,92. Questi li vediamo qua in funzione dell'angolo di attrito 35. Vedete, 33,30 è n di Q e 33,92 è n di gamma. Il D di Q e il D di gamma, applicando la formula con i numeri che abbiamo, applicando le formule che abbiamo visto
qua con i numeri che abbiamo noi otteniamo 1,118 e invece il D di gamma otteniamo 1. La stessa cosa per il G di Q e il G di gamma, applichiamo la formula che abbiamo visto prima, questa è la spinta, questo è invece il carico, il massimo del carico verticale, e otteniamo 0,75 e 0,53. A questo punto possiamo calcolare il Q limite. Tutto questo calcolo del Q limite non è altro che l'applicazione di questa formula che abbiamo visto qua, vedete? Applicando tutta questa formula otteniamo che il Q limite è uguale a 264. Allora, il QR limite è uguale al Q ultimo per H', che sarebbe la lunghezza effettiva della fondazione, diviso gamma con R, che sarebbe coefficiente di resistenza. Vediamo che il Q limite è 111 kN su metro. La verifica che cos'è? Non è altro che quello che abbiamo trovato adesso, il Q limite, fratto il Q totale, che sarebbe il 44,68 che avevamo trovato, vi ricordate qua, 44,68, ossia il massimo del carico verticale. Applicando questo tipo di verifica, questa verifica deve essere maggiore di 1, nel nostro caso è uguale a 2,48, ecco che risulta soddisfatta anche la verifica alla capacità portante. Benissimo, a questo punto direi non resta altro appunto che esercitarci. Io qua vi lascio in questo stesso allegato, nell'allegato 2 del PDF che vi lascio, ci sono degli esercizi, c'è cioè l'esercizio 25, il 26, il 27, il 28 e il 29. E poi ci sono altri esercizi che abbiamo qui. Insomma, noi possiamo, attraverso tutti questi esercizi dove ci sono qua rappresentati anche i risultati, possiamo, diciamo, andare a verificare le procedure che abbiamo finora eseguite. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.